nata nel 1973 con lo scopo di promuovere e divulgare l'attività e l'opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina in Italia e nel mondo. Nel suo statuto la Fondazione ha diverse attività. La prima era quella di restaurare e rendere fruibile al pubblico questa nostra sede attuale. Nel 1994, infatti, dopo lunghi lavori di restauri, il ministro allora dei beni culturali, il professor Antonio Paolucci, concesse alla Fondazione l'utilizzo di questa struttura, che è ora diventata sede per studiosi, sede di una biblioteca e è comunque aperta al pubblico tutti i giorni. Nel nostro statuto, oltre questa prima attività che abbiamo già realizzato, abbiamo comunque quello di divulgare e promuovere, dicevo prima, l'opera di Giovanni Pierluigi. Pertanto la Fondazione ogni anno organizza una serie di concerti, almeno 15, che si svolgono nella nostra Basilica Cattedrale di Palestrina e da qualche anno anche nei palazzi storici di Palestrina e del suo comprensorio. Abbiamo in effetti organizzato concerti all'interno del Palazzo Barberini di Palestrina, il Palazzo Colonna Barberini di Palestrina, del Palazzo Rospigliosi a Zagarolo, così come anche del Castello Colonna a Genazzano, piuttosto che il Palazzo Doria di Valmontone. Hanno partecipato a queste iniziative concertistiche cori provenienti da tutta Italia e da varie parti del mondo. Molto importanti sono stati i festival organizzati nel 2008, 2009, 2010, a cui hanno partecipato i complessi corali più importanti al mondo, dai Tali Scholars all'Iliard Ensemble, e che hanno comunque la cui eco di questi concerti è ancora oggi presente nel nostro repertorio. Altra attività importante della nostra fondazione è quella editoriale. La nostra fondazione è una casa editrice, quindi curiamo l'edizione di varie opere musicali. Abbiamo la collana sulla musica e i musicisti del Cinquecento. Abbiamo una collana molto importante che riguarda la storia della Cappella Sistina, una serie di volumi, uno per ogni secolo, dal 1400 fino ai nostri giorni. L'altra attività della nostra fondazione è quella legata alla nostra biblioteca. Siamo qui all'interno, ecco, di una delle sale della nostra biblioteca, una biblioteca non particolarmente ricca di volumi, abbiamo circa 10.000 volumi, ma una biblioteca specializzata nel Rinascimento musicale. Abbiamo qui nella nostra sede alcuni testi che sono dei volumi unici in tutto il patrimonio bibliotecario nazionale. Siamo infatti in rete nel sistema ISBN del sistema bibliotecario nazionale e quindi sappiamo che alcuni volumi sono dei pezzi rari presenti soltanto nella nostra biblioteca. Pertanto ci sono, ecco, studiosi di conservatorio, ragazzi, appassionati di musica, musicologi che si recano qui presso la nostra sede dove possono consultare tutti i testi di cui loro hanno bisogno. Altra attività della Fondazione è quella relativa all'attività di ricerca e catalogazione. Noi negli anni 70 abbiamo microfilmato, la microfilmatura era allora in quegli anni una tecnica all'avanguardia, tutto quanto quello che riguarda il Pierluigi, quindi manoscritti, il codice 59, piuttosto che libri, volumi, testi che possano riguardare il nostro musicista, presenti nelle biblioteche italiane, ma anche in tutte le biblioteche del mondo. Quest'opera di microfilmatura, fatta negli anni 70, viene ora riversata su supporto digitale e già da qualche anno stiamo procedendo a questo lavoro di catalogazione e inventariazione. Cosa ci aspetta per il futuro della Fondazione? Senz'altro due appuntamenti molto importanti le avremo nel prossimo quinquennio. Il 2023 infatti scadrà il 50° compleanno della nostra istituzione, mentre nel 2025 avremo modo di celebrare il 5° centenario della nascita del Pierluigi. Per questo abbiamo pensato già da adesso di istituire una sorta di percorso che ci porterà in questi 5 anni ad organizzare
eventi in preparazione del centenario, coinvolgendo le scuole locali, le associazioni, i cori locali che a Palestrina operano e sono presenti già da molti anni. È infatti grande la tradizione corale a Palestrina. Per questo ecco, avremo idea ecco, di organizzare una serie di eventi che ci porteranno, che ci condurranno anno per anno a preparare per il 2025 il quinto centenario della nascita del Pierluigi. In questa casa, sede oggi della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, nacque appunto Giovanni Pierluigi da Palestrina forse nel 1525. Come forse? Sì, forse perché Palestrina, a causa delle divergenze fra i Colonna e i Papi, subì diverse distruzioni. Due di queste le possiamo ricordare: 1298 ad opera di Bonifacio VIII e 1437 ad opera di Eugenio IV, il quale ad un feroce cardinal Vitelleschi affidò proprio la distruzione sistematica di Palestrina. Pensate che arrivarono persino dei mastri da Roma che smontarono pezzo a pezzo quello che poteva essere recuperato. E alla fine, proprio per sradicare ogni forma di vita in questa città, diedero ordine di spargere il sale sulle campagne, sul territorio, affinché si bruciasse l'ultimo, anche il raccolto imminente. Insomma, immaginate questa città alla fine del 1437, devastata, morta, finita, fra fumo e fiamme e appunto la desolazione. Però i prenestini non si arrendono. Nel 1500 questa città risorge. Risorge ad opera di Stefano Colonna, il quale ricostruisce il Palazzo Colonna, bellissimo, sulle antiche strutture del Tempio. Infatti ora lo vedete a forma semicircolare, proprio come era il Tempio della Dea Fortuna. E ricostruisce anche un nuovo quartiere, nella parte appena sottostante, il quartiere del Borgo. Importante il Borgo in questi periodi perché era il centro di vita proprio di un paese. C'era la chiesa di Sant'Antonio con la bellissima Madonna del Carmine, c'era il Monte di Pietà, il Monte Frumentario e c'era l'ospedale e c'era persino un quartiere dove vivevano gli ebrei con la loro sinagoga. Nel terrazzamento appena inferiore, quello diciamo della cattedrale di Sant'Agapito, ecco lì sorgeva e sorge la casa natale di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Però ancora non abbiamo spiegato perché 1525, perché appunto in seguito ci fu un nuovo incendio ad opera del Duca d'Alba di passaggio verso Napoli e durante questo incendio andarono distrutti tutti i documenti anagrafici del nostro Giovanni Pierluigi. Quindi ecco per quale motivo la sua data di nascita è avvolta un po' nel mistero. Giovanni Pierluigi. Giovanni, il nome, gli viene dato dal fatto che era in uso a quei tempi dare il nome del santo del giorno, quindi il 27 dicembre è San Giovanni, pertanto Giovanni. Pierluigi è il cognome, non è un nome. E Pierluigi gli viene invece dal nonno Pierluigi, che era probabilmente, anzi quasi sicuramente, un armigero di Colonna. Giovanni Pierluigi frequentò come fanciullo cantore la cappella musicale di Sant'Agapito e qui ebbe un grande colpo di fortuna perché fu scoperto niente meno che da un cardinale in visita qui, dal cardinal della Valle, il quale
proprio estasiato da questo talento, lo invitò a proseguire gli studi di canto fermo e quindi tutti gli studi musicali a Roma presso la Basilica, la Cappella della, di Santa Maria Maggiore. Qui Giovanni Pierluigi ricevette una formazione completa musicale. Studiò il latino, la retorica, tutto, ma anche composizione subito dopo la muta della voce. Tanto che ormai la sua carriera musicale era avviata. Nel 1545, a soli 20 anni, Giovanni Pierluigi torna a Palestrina con un importantissimo incarico. Viene nominato maestro di cappella della cattedrale di Sant'Agapito. Subito dopo qualche breve tempo si sposa con una prenestina, Lucrezia Gori, dalla quale avrà 3 figli. E nel 1550 viene di nuovo chiamato a Roma, poiché al soglio pontificio è salito il cardinal del Monte, prenestino, con il nome di Giulio III, che farà la fortuna del Palestrina. Il Palestrina però non reciderà mai i suoi rapporti con la sua città natale e con questa casa, perché vi si recherà molto spesso, soprattutto nel mese di maggio, quando dovrà, diciamo, suonare le sue bellissime litanie nella chiesa di Sant'Antonio in onore della Madonna del Carmine. E quando diciamo avrà rapporti con i canonici della cattedrale per eseguire musiche da lui stesso composte. Qui in questa casa tornerà anche per le sue pause creative. Infatti, alcuni cronisti ci raccontano che spesso amava recarsi nella zona delle Cannuccetta e sotto la famosa quercia che oggi viene denominata la quercia del Pierluigi, probabilmente compose le sue più belle opere. Ecco, Giovanni Pierluigi è ormai famoso, rinomato, lui è il riformatore della musica, viene definito il principe della musica, colui che praticamente darà una riforma creando il famoso contrappunto alla Palestrina, tant'è che la sua musica si chiamerà Canto alla Palestrina. Ebbene, proprio in concomitanza con questo periodo cade il famoso giubileo del 1575. Un giubileo che praticamente vuole vedere protagonista la Chiesa di Roma. Perché? Perché è il primo giubileo subito dopo la riforma del Concilio di Trento, la famosa riforma tridentina. Il Papa Gregorio XIII, affida a Giovanni Pierluigi e a Filippo Neri quasi l'organizzazione di questo giubileo. Il Palestrina avrebbe dovuto curare soprattutto l'aspetto musicale, mentre Filippo Neri avrebbe curato e coadiuvato il Palestrina nella parte logistica per organizzare questo grande pellegrinaggio che da Palestrina a piedi arriverà fino a Roma. Pensate che i cronisti del tempo, fra cui l'importantissimo Montaigne, ci raccontano di un corteo addirittura lungo circa 1 chilometro, un corteo variopinto formato da una grossa schiera di fanciulli vestiti da angeli, le confraternite nei loro diciamo costumi tipici, tutti rinnovati proprio per l'occasione, poi ancora grandi cortei di frati carmelitani, frati cappuccini,
preti, i canonici nella cappa di Ermellino e infine il vicario in pompa magna, anche con la sua coda, eccetera, portata da alcuni chierici. E per concludere questo lungo corteo, tre cori polifonici, regolati, si dice, ma diretti oggi diremmo, dal maestro Giovanni Pierluigi da Palestrina. Giovanni Pierluigi da Palestrina muore a Roma nel 1594 in vicolo dell'Armellino, che già molti avevano rinominato vicolo del Pelestrino. Ma la città di Palestrina si ricorderà di questo suo grande figlio, e appunto nominato principe della musica, soltanto nel 1921, quando gli erigerà il monumento. Ecco, il Palestrina fu il riformatore della polifonia. Della polifonia nel 1500 è un gigante, ma questa polifonia dove va ora? L'importanza di Giovanni Pierluigi da Palestrina nella storia della musica è un'importanza così testimoniata dal fatto che tuttora i compositori moderni si rifanno o quantomeno hanno studiato attentamente il contrappunto, che si chiama proprio il contrappunto alla Palestrina, e un motivo ci sarà se si chiama così. Ma al di là appunto dell'importanza storica, quindi voglio dire, Palestrina è stato un maestro per esempio per Bach, è stato un maestro per tantissimi altri, per Verdi, per tantissimi altri compositori di internazionali. La cosa interessante è che ancora adesso è di un'attualità sconvolgente, perché è una scrittura, è un modo di comporre il suo che è di una genialità assoluta, nel senso che la più grande caratteristica della scrittura di Palestrina è, a mio avviso, la capacità che solo lui ha di condurre delle linee melodiche, quindi affidate alle singole sezioni, delle linee melodiche che hanno una logicità ed una cantabilità estrema, ottenendo poi quel risultato magico quindi a livello verticale, quando si crea appunto il discorso a più voci. Questa, ripeto, è la grandezza di Palestrina, ed è per questo che è ancora molto, molto attuale, nel senso che questa cantabilità si presta effettivamente ad un approccio molto naturale anche da parte dei cantori. Ora, la letteratura palestriniana è destinata sì prevalentemente alle liturgie, ma chiaramente negli ultimi decenni il discorso della musica sacra è diventato anche oggetto di concerto, e quindi proporre musica sacra in forma di concerto è un qualcosa che va al di là proprio della composizione stessa, quindi del motivo per cui sono state composte queste opere. Vivo da oltre 30 anni a Roma, ma devo dire che quando sono arrivato qui non sapevo che esistesse una città di nome Palestrina. Palestrina per me era un compositore del Cinquecento. Sono musicologo, ho studiato a Monaco di Baviera, dove Palestrina, oppure bisogna dire in questo caso Pierluigi. Pierluigi era un compositore del Rinascimento, la cui opera per la storia della musica è assolutamente fondamentale. Per me era una grande sorpresa arrivare nella città di Palestrina, tra l'altro solo anni dopo dell'esistenza poi avrei saputo. E sono rimasto incantato. Poi devo ammettere che c'era un'ignoranza da parte mia pure in atto,
perché a un certo punto identificavo tutta la città solo con il maestro Pierluigi. Questo certamente, come sappiamo, assolutamente non è vero, perché la città di Palestrina ha una storia molto lunga, archeologica. Questo dovevo imparare io. Per questo per me era affascinante guardare tutti i monumenti, tutte le cose antiche, che Palestrina è una città che è più antica di Roma, volendo, che aveva una lunga, lunga storia culturale, economica, già prima della città eterna. Per me era una grande sorpresa. Palestrina, per chiunque che arriva alla città, è un grande fascino. Per tanti stranieri che sentono il nome, infatti, come per me, arriva solo in un primo momento il nome del compositore. Bisogna anche aggiungere che la città, come città vicino a Roma, ha una storia, per me, pure per quanto vedo, totalmente particolare. È vero che sono musicologo e certamente mi sono occupato in senso scientifico di Pierluigi. Però essendo lì, per me era molto importante mediare il grande maestro anche in loco. Per questo per me era anche un desiderato di mediare il maestro alle scuole, a istituzioni prenestine che ci sono. Sappiamo che anche la banda in qualche modo si interessava del maestro, e era molto interessante che abbiamo fatto perfino certe manifestazioni in collegamento con il centro degli anziani. Quindi era importante raggiungere proprio i cittadini di Palestrina di ogni generazione e di ogni estrazione per un incontro del grande maestro che ha portato nel mondo il nome di questa città. La città palestrina ha un fascino incredibilmente forte e non ci si può sottrarre al momento in cui si arriva dall'ammirare tutte le sue stratificazioni, come se fosse sostenuta dalle grandi pietre del Paleolitico, fino a costruire tutte le sue diverse epoche e culminare con il Palazzo Barberini dall'alto, in una visione spettacolare in cui il sole è presente dall'alba al tramonto. Sono convinta che Pierluigi si sia lasciato ispirare da questi panorami e anche dal pensiero che c'è dietro. Immaginiamo che in questi palazzi, in questi luoghi, si muovessero continuamente non solo un insieme di persone e di apparati di tipo pratico, laboratori, ma anche persone illustri che portavano pensiero, che portavano cultura. Sappiamo che nel Cinquecento le accademie italiane erano qualcosa di estremamente nuovo. Venivano fondate per divulgare la filosofia antica. Dalle nostre parti, quasi prima dell'Accademia Neoplatonica di Ficino a Firenze, c'era quella di Pomponio Leto, e sicuramente Pierluigi avrà avuto modo di conoscere anche quei modi di spiegare la creazione che intervengono dando proporzioni numeriche ai cieli, un po' come voi studiate da Dante, e con l'idea che ogni pianeta potesse fare una nota. E quindi
termine tecnico si dice armonia delle sfere, per indicare questo concerto dei cieli, questa musica astronomica sulla quale ovviamente tanto si contava. Erano le stesse proporzioni che noi troviamo nelle scale musicali, quando noi studiamo gli intervalli, diciamo quarta, quinta, erano gli stessi che poi esemplificavano il movimento e le distanze tra i pianeti. Ricostruire in una forma musicale tutto questo sicuramente sarà stato un obiettivo di Pierluigi, forse inconscio, unendo suggestioni che venivano dall'architettura, dalle mura ciclopiche, da quello che era rimasto. Sappiamo oltretutto che c'erano continui disegnatori delle antichità che viaggiavano proprio per la campagna romana per ritrarre questi resti, e quindi c'era già anche un orgoglio. Cercare di ricostruire in musica un'architettura è possibile con la polifonia. Immaginiamo che se c'è solo una linea di canto non si costruisce praticamente nulla, ma con la polifonia noi possiamo creare contrafforti, punti di riferimento, arcate, spazializzare, praticamente la musica diventa tridimensionale. Quindi immaginate da una parte come se stessimo simulando il movimento dei pianeti e dall'altra come se stessimo progettando. Immaginiamo Pierluigi al suo tavolo come se fosse un architetto che disegna, e questo rende la musica un monumento. La musica ha bisogno di essere monumento, perché altrimenti dove la possiamo toccare? La musica non si tocca, passa attraverso le orecchie. Tra l'altro anche Lutero, che doveva stare dalla parte opposta, diceva che la fede passa attraverso l'orecchio. E poi sappiamo che tra la riforma e la controriforma non era un discorso di fede, non era una grande differenza, forse era una distinzione tra nord e sud Europa, una distinzione legata forse al modo di esprimere la spiritualità, di vederla, sicuramente al nord in maniera più rigoristica e da noi in maniera più solare. Quindi una musica che da sempre si basava sul gregoriano, con le sue arcate, con la sua... Io quasi direi che si potrebbe studiare il latino attraverso il gregoriano, è una mia vecchia idea, perché costruisce una sintassi precisa. Ora immaginate che Pierluigi prende, come si faceva all'epoca, il gregoriano come base, ma mentre i fiamminghi lo soffocavano in una serie di proporzioni numeriche, contrappuntistiche precise, studiando una tecnica molto severa, Palestrina usava uno stile severo, ma lo illuminava. E con la differenziazione delle lunghezze, delle durate, delle note, lui riusciva a fare piani sonori. E questa tecnica, che qualcuno ha definito orchestrazione corale, la ritroveremo in Beethoven, di cui celebriamo i 250 anni. Non è un caso che Palestrina sia rimasto. È vero, c'era anche Orlando di Lasso, ma anche lui era un fiammingo che si era bagnato nei mari italiani. E poi c'era stato anche un contributo di un altro fiammingo importantissimo, che era stato a Napoli, il Johannes Tinctoris, che era un teorico, e il suo quasi contraente italiano Franchino Gaffurio da Lodi a Milano, ma tutti avevano compreso che la musica andasse animata. La musica altrimenti si spegne sulla carta e non ci rimane nulla, né nel momento, visto che l'esecuzione si spegne, né poi sulla carta, perché la carta, come sappiamo, il cartaceo non è qualcosa di vivo, è una cosa che rimane, e semmai per studiarla, quindi sia per studiare la musica sia per studiare lo stile del compositore. Ecco, io ritengo che Pierluigi abbia saputo unificare due mondi e abbia consegnato questa sua eredità, non a caso, anche a una serie di viaggiatori stranieri, musicisti e non musicisti, che già dalla fine del Cinquecento e poi dal Seicento si racconta sempre che il primo Grand Tour, come si chiamava, fosse quello di Montaigne a metà Seicento, ma praticamente tutti i viaggiatori stranieri dovevano ripercorrere, e culminiamo con Liszt, il quale diceva: il mio più grande pane spirituale è l'esecuzione della Sistina.
quando sento Pierluigi, quando sento il Gregoriano. Quindi questa astrattezza, immaginiamo che poi Liszt faceva una musica a programma, cioè cercava di ispirarsi da elementi naturalistici, ma in questo caso era puramente spirituale. Riconosciuto dal mondo della cultura e delle arti quale figura centrale della storia della musica europea internazionale, Palestrina fu scoperto già nell'Ottocento e fu studiato in questo secolo, ma è soprattutto a cavallo tra 8 e 900 che si muovono iniziative mirate alla sua valorizzazione. A Palestrina nel 1975, città natale come sappiamo del Pierluigi, si riuniscono quasi 50 studiosi provenienti da tutto il mondo per valutare l'arte di Palestrina nei vari aspetti e nel mondo della creazione musicale. È un momento importante che in qualche modo rende tangibile alle forze intellettuali della città l'importanza di occuparsi di questo compositore anche da un punto di vista, come dire, del suo legame con la città natale. Nasce la Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, già fondata nel 1973, ma che proprio da questo convegno di studi prende le mosse per, come dire, impersonarsi nella necessità, ecco, di dare al mondo degli studi delle testimonianze che in qualche modo possano poi proseguire nel futuro. Nella casa natale del Palestrina, sede di questa fondazione, si pongono in atto iniziative mirate a costituire un centro internazionale di studi che prende a modello le case di Bach, la casa di Beethoven, le dimore storiche di più grandi compositori della storia della musica, dove sì, e naturalmente si concentrano strutture scientifiche idonee allo studio e anche alla divulgazione. La Fondazione Palestrina fa innanzitutto un'opera di grandissima divulgazione non solo di Palestrina ma anche del canto gregoriano, ma del canto polifonico, e quindi dà la possibilità, come dire, al mondo di conoscere questa struttura che promuove la coralità, promuove una delle forme più importanti della vita musicale di ogni secolo. Nella casa natale di Palestrina ci si preoccupa soprattutto di conoscere le fonti palestriniane, ovvero quelle testimonianze manoscritte e stampate che ci hanno trasmesso l'opera di Palestrina. Ciò soprattutto per mettere a disposizione del mondo degli studi gli strumenti di lavoro. Palestrina è stato uno degli musicisti più pubblicati, che hanno attirato più di ogni altro l'attenzione dell'editoria. Compositore sacro, le sue opere sono state pubblicate grazie all'interesse dei pontefici, grazie all'interesse del mecenatismo. Copie delle sue opere sono state, diciamo, comunque sono state realizzate in tutta l'Europa, perché tutta l'Europa già nel Cinquecento conosceva Palestrina, pubblicato in Germania, pubblicato in tutti gli stati italiani, pubblicato in Inghilterra e anche in Francia. Quindi poter mettere a disposizione del mondo degli studi le opere è stato il primo atto importante che la Fondazione ha fatto attraverso ricercatori, attraverso la collaborazione delle più importanti biblioteche del mondo. Naturalmente la sede dove Palestrina ha svolto la maggior parte della sua attività artistica, ovvero la Basilica di San Pietro, la Città del Vaticano, è stata la Biblioteca Apostolica Vaticana, sono stati i serbatoi più importanti da esplorare inizialmente. E un collaboratore della Fondazione, il maestro Luciani, ha lavorato anni per copiare, per schedare, per catalogare tutte le fonti
esistenti, tutti i manoscritti delle opere di Palestrina esistenti nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Nel contempo la Fondazione ha avuto una straordinaria collaborazione mecenatizia da parte di un membro di Palestrina, di un cittadino di Palestrina, il dottor Alvaro Aquili, il quale ha messo a disposizione della nascente fondazione i mezzi per ordinare in tutto il mondo i microfilm, le fotografie e le fotocopie di tutte le opere di Palestrina esistenti nelle più principali biblioteche del mondo. Ed oggi questo archivio di fonti è a disposizione degli studiosi che in qualche modo si vogliono avvicinare, vogliono studiare e pubblicare le opere del compositore. Accanto a questa attività è nata anche una importante biblioteca specializzata nella musica soprattutto del Medioevo, del Rinascimento e anche del Barocco, che sono epoche che in qualche modo rappresentano la nascita e, diciamo, lo sviluppo del linguaggio palestriniano, perché uno dei grandi meriti di questo grande personaggio della storia della musica è stato quello di rappresentare attraverso il proprio stile, uno stile polifonico, diciamo, basato sul contrappunto, diciamo, di una storia straordinaria di evoluzione del linguaggio musicale e di saperlo irradiare in tutta Europa. Al tempo di Palestrina tutta l'Europa esegue musica nello stile di Palestrina e Palestrina diventa anche il modello per i compositori del secolo successivo. Nel 600 Palestrina rappresenta il mito di ogni compositore che voglia scrivere della musica, come dire, sia da chiesa, sia profana, sia secolare, perché il contrappunto palestriniano informa di sé un po' tutti gli stili, tutte le, diciamo, tecniche compositive che in qualche modo vengono adottate anche nel Barocco. Quindi questa attività in qualche modo di ricerca, di studio attraverso la Fondazione ha potuto in qualche modo fornire un incremento alla conoscenza del Palestrina e tutto il materiale, diciamo, di questo progetto di Alvaro Aquili è stato quello di tramutare quelle che erano delle fonti, dei microfilm, diciamo, e quindi anche di consultazione in facsimili che possono essere consultati e possono agevolare lo studio da parte di coloro che vengono e frequentano la Fondazione Palestrina. E la biblioteca, nata anch'essa intorno agli anni Ottanta, serve da sussidio storico per chi lavora nel campo della musica prenestina. Così anche l'attività editoriale della Fondazione in qualche modo ha voluto valorizzare personaggi contemporanei e posteriori all'attività creatrice di Palestrina per in qualche modo esemplare quelli che sono stati anche i seguaci dello stile del linguaggio palestriniano. La struttura, diciamo, della Fondazione Palestrina non ha trascurato gli aspetti iconografici, perché nel tempo ha voluto raccogliere testimonianze figurative della storia di questo compositore, quindi ritratti, incisioni, facsimili, riproduzioni che in qualche modo riunite nel piccolo museo esistente nella casa consentono al visitatore, allo studioso di toccare con mano le fonti antiche, le edizioni del tempo di Palestrina, alcuni strumenti musicali del tempo di Palestrina e soprattutto i ritratti che sono stati fatti a Palestrina dal 500 in poi. Naturalmente i ritratti più importanti sono quelli del 500. Palestrina, considerato principe della musica, è stato privilegiato anche da questo punto di vista, perché soltanto a Roma si conservano ben 4 ritratti cinquecenteschi
di questo compositore. Naturalmente l'Ottocento, poi i secoli successivi, hanno amplificato questo culto di Palestrina, creando, diciamo, delle riproduzioni, delle incisioni, dei lavori che richiamano in qualche modo l'epoca e la cultura palestriniana. Quindi nel mondo oggi la Fondazione è conosciuta come polo centrale non solo italiano ma anche europeo, perché attraverso i vari convegni di studio la Fondazione è riuscita a stabilire legami forti con tutte le realtà scolastiche, universitarie, accademiche e anche i centri di studio musicologico, che in qualche modo sanno che a Palestrina possono trovare i materiali, diciamo, per il loro lavoro e anche trovare un ambiente che in qualche modo valorizza le loro ricerche. La Fondazione ha pubblicato vari volumi molto cospicui contenenti i risultati di questa ricerca, e quindi questa attività editoriale, come anche l'attività editoriale nel campo della musica, partiture, eccetera, eccetera, hanno in qualche modo attirato l'attenzione, ecco, del mondo degli studi. Questa attività scientifica, unita all'attività divulgativa, all'attività corale, che è una delle espressioni più importanti della vita musicale di ogni paese del mondo, qualificano la Fondazione come una delle istituzioni culturali più onnicomprensive e più rappresentative della grande tradizione musicale del nostro paese. Ciao ragazzi, finora mi avete conosciuto nei panni di Giovanni Pierluigi da Palestrina, ma adesso ho posto tutto, torniamo ai giorni nostri e mi presento realmente per quello che sono. Pergamene, l'inchiostro e adesso prendo il computer. Allora, sono Vinicio Lulli, mi chiamo Vinicio Lulli, sono di Palestrina e dirigo due cori. Uno è il coro Giovanni Pierluigi da Palestrina e un altro è il coro giovanile Il Giannetto. Poi capirete il perché di questo nome. Qualcuno di voi già mi conosce perché negli scorsi anni, sempre grazie alla Fondazione, abbiamo fatto delle lezioni concerto nelle varie scuole. Quello che faremo praticamente questa sera, un piccolo viaggio nella musica, a grandi passi però, mi raccomando, state attenti a questa cosa perché non possiamo fare tutto quanto una storia della musica, sarebbe troppo lunga. Quindi a grandi passi andremo avanti e cercheremo di capire come la musica si sia sviluppata dall'antichità fino ad arrivare appunto ai giorni nostri, soffermandoci un pochino di più sull'epoca di questo grande compositore nostro concittadino che è Giovanni Pierluigi, appunto, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Quello che vedete in piazza, la statua, beh, non è soltanto una statua, è stato un grande compositore che ci invidiano tutto il mondo. Pensate che è talmente importante che nel momento in cui è morto fu chiamato principe della musica. Allora, come vi dicevo, partiamo dalla musica antica. Partiamo quindi dalla preistoria, dove gli uomini e le donne si riunivano intorno ad un fuoco per cantare come un rito propiziatorio, oppure dagli antichi greci che usavano la musica come accompagnamento per le loro opere teatrali. Ma propriamente la musica corale come noi la conosciamo oggi è nata dalla musica cristiana del Medioevo, ossia appunto dal gregoriano. Che cos'è il canto gregoriano? È un genere musicale formato da una sola linea musicale, da una sola linea melodica che viene cantata da una sola persona oppure da più persone. Questo genere di canto l'avete sicuramente sentito nelle chiese durante le messe, infatti è la chiesa stessa che lo definisce come il canto proprio della liturgia. E sicuramente l'avrete sentito da quei monaci.
Pensate che loro facevano parte della Schola Cantorum. Che cos'era? Era un gruppo di persone a cui era dato il compito, a cui veniva affidato il compito di guidare l'assemblea durante appunto il rito religioso. Nel nostro viaggio attraverso la musica facciamo adesso un balzo avanti ed arriviamo al 1500, pieno Rinascimento, dove incontriamo il nostro concittadino, Giovanni Pierluigi da Palestrina, il nostro protagonista. Che cosa fa lui? La sua particolarità è prendere spunto da melodie gregoriane, prima cosa, e poi da melodie popolari. Per far cosa? Per fare in modo che la musica fosse più comprensibile a tutti quanti, soprattutto durante le celebrazioni eucaristiche. Ovviamente tutta la sua produzione riguarda, non tutta, scusatemi, gran parte della sua produzione riguarda la musica sacra. Questo genere musicale non aveva bisogno di nessun accompagnamento, né organo né altro strumento, e infatti veniva definito a cappella. Ora facciamo una piccola parentesi. Prima curiosità, a cappella, perché si dice a cappella questo genere? Allora, la Scuola Cantorum, come vi dicevo, aveva il compito di seguire, di guidare l'assemblea durante i riti religiosi. Loro erano disposti nel coro, che è praticamente una zona fisica del presbiterio, dietro l'altare. Dal coro questi monaci si spostavano in una cappella laterale della chiesa e iniziavano appunto a guidare l'assemblea. Ecco perché si dice a cappella. Seconda curiosità, il coro. Il coro oggi è un gruppo di persone che canta insieme. È formato da uomini, da donne e da bambini, ognuno con il suo timbro vocale. Abbiamo gli uomini che si dividono tra bassi e tenori e le donne che si dividono tra soprani e contralti. E poi abbiamo i bambini che vengono definiti delle voci bianche. In questo nostro viaggio nella musica facciamo adesso un balzo in avanti. Arriviamo al 1500, pieno Rinascimento, dove incontriamo il nostro protagonista, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Lui prende delle melodie gregoriane e le elabora per dar vita alle sue composizioni. Infatti era una cosa molto comune quello di prendere delle melodie gregoriane, quindi prendere spunto dal gregoriano per elaborare nuovi brani che venivano appunto affidati a dei gruppi corali, questa volta polifonici. Piccola parentesi, polifonia comprende quella musica che viene cantata a più voci simultaneamente, addirittura magari accompagnate da degli strumenti, come potrebbero essere degli strumenti a corda, come era il liuto. Palestrina, oltre a prendere spunto da melodie gregoriane, prende anche spunto da melodie popolari per fare in modo che tutta la musica che veniva composta fosse comprensibile a tutti quanti. E addirittura per fare questo ha usato un piccolo stratagemma. Per spiegare un concetto o delle parole, usava addirittura dei movimenti della scrittura musicale nella melodia che rappresentavano quel concetto stesso, quella parola stessa che ritrovavano sotto quella musica. Vi faccio un esempio. Nel suo brano Super Fulmina Babilonis, il mottetto molto il più famoso mottetto di Palestrina, per rappresentare il fiume, quindi Super Fulmina, la musica addirittura ha un andamento che sta a rappresentare come delle onde appunto del fiume. Questo per fare in modo appunto che tutti quanti comprendessero realmente quello che la musica doveva esprimere. Ma ovviamente Palestrina non scriveva soltanto musica sacra, perché voi dovete pensare che la maggior parte di quello che ha scritto è stato scritto per musica per la Chiesa, quindi per la liturgia. Ovviamente appunto, come vi dicevo, Palestrina non scriveva soltanto musica sacra, perché insomma, detto tra noi, le cose erano un pochino noiose, facciamo così. Si divertiva anche a scrivere dei piccoli componimenti profani, appunto che non avevano nulla a che vedere con la parte sacra, con la sfera sacra. Questi erano i madrigali o canzonette. Scrisse delle canzonette, di cui la più famosa è Da così dotta man. Oh,
poi scriveva anche dei madrigali. Questi erano dei componimenti sempre polifonici che trattavano però di temi completamente nuovi, ossia trattavano di natura, trattavano di amore e trattavano addirittura di morte o di gioia, comunque dei sentimenti delle persone. Pensate che Palestrina, con questi madrigali, metteva in musica delle poesie di autori dell'epoca, ovviamente, come le poesie di Pietro Bembo o addirittura di Francesco Petrarca. Oppure metteva in musica delle lettere che gli venivano affidate appunto da qualcuno per far colpo appunto sulla propria amata. Quindi è come se oggigiorno voi prendete carta e penna, scrivete una lettera per darla ad una vostra fidanzatina, mettiamola così, ma prima di fare questo l'affidate ad una persona che magari, ecco, suona la chitarra per comporre appunto una canzone. Questo era quello che succedeva all'epoca. Proprio in questo periodo, quindi, la musica corale, ovviamente grazie a Giovanni Pierluigi da Palestrina, ebbe un grande sviluppo, soprattutto poi per gli autori che vennero dopo. Pensate anche che questo tipo di composizioni, nelle epoche successive, venivano utilizzate addirittura per accompagnare delle opere teatrali. Queste opere teatrali erano dei precursori dell'opera, che poi sarà appunto del precursore del musical che oggi noi conosciamo. Oppure venivano utilizzati per divertimento o addirittura per accompagnare dei banchetti, come ad esempio il monaco Adriano Banchieri, che scrisse tutta una grande opera, tanti pezzi polifonici, per divertimento, addirittura utilizzò in questi componimenti i versi degli animali, appunto per rappresentare un'opera carnevalesca. Vi faremo ascoltare un piccolo pezzettino di questo brano. Ragazzi, questo piccolo nostro viaggio nella musica sta per arrivare al termine. Però con un piccolo balzo, anzi con un grande balzo, scusate, arriviamo ad un'epoca molto più vicina a noi, in un'epoca in cui la vocalità si è talmente trasformata fino ad arrivare a delle elaborazioni di musica jazz, rock, pop, che va ad imitare con la voce gli strumenti musicali. Voi conoscete tutti i Pentatonix, chi non li conosce ultimamente? Girellando su YouTube e su Facebook troviamo delle loro elaborazioni di canzoni che sono conosciutissime. Beh, questo gruppo vocale non fa altro che prendere ogni linea musicale di uno strumento e praticamente imitarla con la voce. In Italia abbiamo i Neri per Caso, che addirittura portarono un brano a cappella proprio al Festival di Sanremo. O in Germania che abbiamo il Van Canto, ad esempio, che è un gruppo metal, rock metal, che va ad imitare con la voce gli strumenti tipo la chitarra elettrica o il basso elettrico. Comunque la musica di Giannetto ha talmente influenzato anche la musica rock, tanto che c'è un gruppo musicale che credo conosciate tutti, i Muse. Questo gruppo musicale ha un cantante, e il cantante, quando era giovane, andava a scuola, ovviamente, ha talmente tanto studiato la musica di Palestrina, gli è rimasta tanto dentro questo stile ed è così legato alla musica di questo nostro grande compositore, che addirittura ha preso un brano di una messa, di una famosissima messa di Giovanni Pierluigi da Palestrina, che è la messa a Papa Marcelli, ha preso questo piccolo brano, l'ha rielaborato e l'ha registrato ovviamente esclusivamente a cappella e l'ha inserito in un disco. Ed è un brano con cui aprono i loro concerti.
Il nostro viaggio purtroppo è terminato, ma vorrei lasciarvi con un piccolo compito. Mi piacerebbe sentire da voi, prima possibile ovviamente, un piccolo canone. Il canone è una composizione musicale di una melodia ripetitiva e si sovrappone l'una all'altra. Ed era una composizione molto, uno stile molto particolare, molto importante per l'epoca di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Magari la canzone che conoscete tutti, spero, Fra Martino Campanaro, beh, è un piccolo canone. Magari riuscirete così a impararlo e poi alla fine a farmelo ascoltare. Un'ultima cosa, mi stavo per dimenticare. All'inizio del nostro viaggio vi ho detto che il mio coro giovanile si chiama Il Giannetto. Adesso vi spiego il perché. Durante il nostro viaggio vi ho detto che Giovanni Pierluigi da Palestrina ha scritto molti brani per la musica sacra e vi ho detto anche che si divertiva a scrivere dei brani profani. Beh, nei brani profani lui non scriveva il suo vero nome, ma scriveva vari appellativi, ma il più conosciuto, quello più comune, era appunto Giannetto. E così ho dato il nome al mio coro giovanile, Il Giannetto. Con questo è tutto. Vi saluto e spero di rivedervi molto presto. Ciao!